Salve bella gente, qui Gabby, oggi abbiamo delle missioni impossibili. Ciao ragazzi, Gabby e bentornati nella Gabby Vanil. Aspettate, vediamo un po' se riesco ad aprire. Come, non funziona più? Oh! Oh! Briciola? Mi devi dire qualcosa? No ragazzi, stranamente il mio meccanismo di redstone si è rotto. Devo darci un'occhiata poi. Comunque va bene, guardate qua il mio passaggio segreto nella Netherrack. Avete visto? Sapete cosa voglio farci qui? Voglio mettere un fiume di lava che vada a proteggere quella zona lì in fondo. E cosa ci andrò a nascondere lì in fondo? Ora vi mostro. Guardate, se riusciamo praticamente ad entrare in questo punto, in questa chest, come potete notare, è pieno di netherite scrap. Adesso io devo semplicemente andare a cercarne dell'altra. Devo entrare nel nether e devo andarmi intanto a catturare un nuovo strider e portarlo qui. Voglio portarlo nell'overworld. Sarebbe veramente una cosa magnifica se ci riusciamo. E quindi oggi abbiamo delle missioni difficilissime che però voglio subito provare a fare e vi spiegherò strada facendo. Eccoci qua, iniziamo subito nel Nether, il luogo più pericoloso al mondo. Ok, piccolo strider, dove sei? Oh, eccolo là, perfetto. Allora, prima di tutto voglio vedere se riesco a portare uno strider nell'overworld, dato che gli ho creato quella sottospecie di tana. Voglio portarlo qui con me. Allora, io per fortuna dovrei poter... Dove ho i razzi? Ok, sono pieno di razzi. Aspettate che me li metto in mano. Ok, perfetto! Siamo scesi in un batter d'occhio. Ora, se non erro, dovrei ancora avere dei warped fungus. Stiamo attenti, stiamo attenti. Ehi, piccolino, mi eri mancato! Oh, ma è tanto freddo? Non mi sembra che stia benissimo. Aspetta che lo riscaldiamo. Secondo me muore. Secondo me, se non sta tanto nella lava, muore. Cioè, è tutto... Non è rosso come gli altri. Potrebbe morire. Ho come la paura che muoia. Ok, magari adesso che sta di nuovo... Vedete? Cioè, lui è tutto... Lui è color prugna. E loro sono color rossi. Oh, è tornato normale, vedete? Ci voleva solo un po' di calore. Ora, tipo, nell'ultima patch hanno fatto che è molto più veloce, in teoria. Vedete? A me sembra un attimino più veloce nella lava. Oh, meno male, meno male. Dai, bellissimo! Dai, bellissimo! Oh, 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 oh! Ah, è la Soul Sand che gli fa male! La Soul Sand gli fa malissimo! Ah, no! Cambia proprio colore! Cambia colore! Oh, cavolo! Dai, veloce! Tranquillo, tranquillo, bello, tranquillo, bello! Facciamo in fretta, facciamo in fretta! Raga, me lo porto così! Tanto è una sottospecie di palloncino! Non capisco perché vola, non capisco se è un bug che vola! Smettila di fare il palloncino! Che mi inquieti! Vieni per di qua, ho creato tutta questa scala, raga, per poterlo portare con me. Se facciamo in fretta, in teoria non muore. Se facciamo in fretta va bene. Nel caso, vai sotto la lava, in teoria la lava non gli fa niente, giusto? Quindi se lo mando sotto la lava magari si ripiglia. Dai, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni sotto la lava, ti fa bene. Oh, oh, perfetto, guardalo! Felicissimo! Volevi, volevi stare nella lava. Puoi resistere ancora un secondo? Ragazzi, guardate qua cosa ho fatto. Ho pure portato un paio di porcellini perché ho scoperto che se anche loro li porti nell'overworld succede qualcosa di strano. Quindi tra un po' faremo un esperimento sociale io e voi. No, prima di tutto, Prugnino. Ti chiamerò Mr. Prugna o Prugnetto. Prugnetto, ok. Prugnetto è il suo nome. Prugnetto, vieni qua. Prugnetto, è l'ora di andare. Vediamo allora se lo spingo nel portale. Ok, ok. Sì, ce l'ho fatta. Mamma mia, è entrato. Ho dovuto liberare un po' lo spazio, benissimo. Ora lo porterò nella mia zona. Bene, bene, bene. Mi casa is tu casa. Andiamo, a pochissima vita. Un ultimo sforzo. Oh, benissimo, raga. Ora puoi stare un po' al calduccio. Ora puoi stare... Oh, perfetto. E se vuoi anche un po' di funghi, guarda qua. Oh, puoi prenderteli. Bene, la mia idea è praticamente questa. Potremmo usare questa lava per creare un fiume fino a lì. Quindi adesso dovremmo andare a raccogliere tantissima lava. In questo modo potremmo nascondere i nostri materiali più preziosi, tipo il diamante, ma soprattutto la netherite, perché adesso c'è quello lì dentro. Quindi sarà ottima questa cosa. Potremmo fare la nostra base segreta. Se poi vogliamo ancora potenziarla, la chiudiamo con l'ossidiana. Ora non mi resta che andare di sotto e prendere tanta altra lava in modo da coprire tutto questo punto. Così tu stai bello al calduccio, ne sei
sei felice e anche io mi sento più al sicuro. Quindi dobbiamo andare un attimo nella mia miniera e prendere un bel... Oh, che ci fa sto cacchio di Enderman qui? Mi ha rubato il minecart, sto fetuso. Mamma mia. Vabbè, raga, vado in miniera, prendo la lava e do una lavatina al mio animaletto domestico. Ma di che Nether stiamo parlando? Guarda qua quanta lava che c'è. Ehi, piccolino, ti ho portato un altro po' di quella sostanza rossa che ti piace tanto. È molto calda. Oh, ecco qua il bagnetto. Ecco qua il bagnetto che sta arrivando. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo ripetere un po' questa cosa della lava finché non avrò riempito tutto. Ehi, oh. Ho anche trovato un modo per mettere la lava. Basta stare sopra con lui così possiamo finalmente metterla dove vogliamo senza crepare. Oh. Oh, guarda. Abbiamo già creato un bel pavimento di lava. Non è perfettamente omogeneo, ma guarda te che roba. Vai, 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 vai nella lava. Così stai bene. Perfetto. Quindi vediamo se funziona. Se adesso noi andiamo qui, basta che premiamo il bottone e in teoria potremmo entrare. Solo che forse avrei dovuto creare una piattaforma qui. Ma che idee abbiamo qua? Ma che idee? Prugnino, non sei felice, Prugnino? Ora no, ma ora sì. Perfetto, funzionato. Complimenti. E non voglio perdere assolutamente questa zona, quindi sbam. D'ora in poi abbiamo due lodestone che possiamo segnare e lodare. Raga, sapete una cosa? Dato che abbiamo tutta questa netherite, se ci facciamo un ingot di netherite adesso, possiamo forse già farci un pezzo di armatura di netherite, non sarebbe male. Eccolo qua, perfetto, perfetto. Niente, ne ho provato a prendere anche una nuova da casa, ma non va. Ah, ok, devo usare uno smithing table. Sono andato a vedere, mannaggia, va bene, va bene. Allora, torniamo indietro, raga. E tu stai qua, tranquillo, tranquillo, che non mi muoia. Fatemi sapere nei commenti se muore, perché sono preoccupato. Ho anche paura che mi scappi, quindi aspettate che chiudiamo il gate. Ok. Per fortuna io ho uno smithing table proprio qui dallo shop. Ehi, briciolina, briciolone, tu chi sei? No, questo è un cane che non conosco. Tu chi sei? Tu lo sei, briciola? Fuori di qui! A parte gli scherzi, adesso andiamo un attimino qua e facciamo così. Bam! Signori, per la prima volta, guardate, più 8 di armatura, questa più 3 di armor togness e questa ne ha più 2. E poi c'è anche la knockback resistance, vedi? No, raga, no, raga, no, raga, chi siamo noi? Chi siamo noi? Chi siamo noi? Chi siamo noi? Invidioso, invidioso, mi dispiace, cane goloso. Guarda la mia armatura e soffri. Altro che il diamante, Gabi pre bello pimpante. E tu, mio destriero, senza felice, anche senza felice. Tutti sono felici di questo super upgrade supremo. E perché un cavolo di casco d'oro? Ah sì, perché ero andato nel Nether. Vabbè ragazzi, ci faremo altri upgrade, ci faremo altri upgrade. Ma prima voglio provare un'altra cosa un po' strana. Ok, quindi lasciatemi un attimino provare questa cosa un po' strana che voglio provare adesso. È una cosa un po' pericolosa, ma voglio provarci. Non me ne frega, io non ho paura, io del pericolo me ne sbatto. Cioè, dopo Minecraft Hardcore noi siamo degli eroi, non me ne frega niente. Ecco qua, bestiame, come state? Ah! Aiuto! Aiuto, mi sta seguendo, mi vuole incornare! Ok, sono riuscito a liberare il piccolo, guardalo! Con le orecchiette che flanno, flap flap! Ehi, piccolo Dumbo! Non farlo stupido! Vieni qui, vieni qui! Hanno detto che se riesco a portare uno di questi cosi nel mondo normale succede una cosa stranissima. Quindi vediamo cosa succede. Stai buono. Vieni. Vieni. Sì! È entrato! È entrato! Ok, raga, stiamo molto attenti. Stiamo molto attenti ora. Stiamo molto, molto attenti. Vieni, 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 vieni. Ok, raga, l'ho portato nell'overworld. Ah, è successo! Ah, no, no! Ah, cavolo, 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 cavolo! Cavolo, cavolo, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Wow, 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 wow. Dobbiamo trovare un modo per metterlo in gabbia. Ho sentito dire dalla wiki che questo coso uccide tutto ciò che trova. Quindi anche briciola è in pericolo.
Per fortuna è piccolo, per fortuna è piccolo. Se fosse stato uno grande sarebbe fortissimo. Però vorrei trovare un modo per intrappolarlo. Lo chiudiamo in casa Granny per adesso. Ci sta un casino. Vieni, vieni, vieni piccolo. Cioè piccolo, grande, peste. Piccola peste, cioè tu la peste la dai, te l'attacca la peste questo se non stai attento. Vieni, vieni, ascemunito, ascemunito. Ok, ok, è entrato. Perfetto, stiamo attenti, stiamo attenti raga, stiamo attenti raga, stiamo attenti. Stiamo attenti, andiamo di sopra, ti aiuto. Non è stata una buona idea andare in casa Granny, vero? Oh no, oh no, sto mi sto seguendo. Ah, chiudi la porta. Ok, 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 ok. Cavolo ragazzi, mi sembra veramente di essere tornato su Granny. Ok, scappa. Sì, perfetto, l'ho chiuso dentro. Ok, benissimo. Ora sarà un nuovo animaletto di casa Granny. E poi potremo magari creargli proprio un punto dove tenerlo. Sarà la nostra arma segreta. C'è ancora una cosa da fare. Eh sì, volevo andare un attimino a prendermi più netherite. Dato che ci siamo... Hello, che ci fa lei qui, signore? Può crepare, grazie. Ok, 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 raga. Voglio andare alla ricerca di un po' di netherite in più, perché vorrei farmi anche il caschetto e magari la spada. Cioè la spada, raga, la spada di netherite ci serve assolutamente. Quindi, ora, se tutto va bene, mi rimetto l'elitra, raga. Vado in spedizione, torno al punto dell'altra volta e vediamo se siamo fortunati, riusciamo a prenderci un altro po' di materiali, così ci facciamo sta benedetta spada. Ok, benissimo. Ne sto trovando un pochettini. Sono veramente rari, ma con sto piccone se inizia a spaccare ovunque. Oh, oh. Ah, ah, i mappi. No, quanti ne ho? 4. Continuiamo così, raga. Secondo me ce n'è un altro qui. Siamo comunque nella zona dell'altra volta. Qua ce n'erano un casino. Era un bellissimo piccone di diamante un tempo. Eccone qua un altro. Vai, let's go. Ben 5 raga, ben 5 ne ho trovati. Non è male, cioè per una spada sicuro. Mi sa che per l'armatura in terra ci metteremo un po', anche perché rischio di finire il piccone. Ok, perfetto. Raga, vediamo se riusciamo a farci dei ingot. Ok, uno. Purtroppo solo uno, ma uno dovrebbe sbastare in teoria. Perché non è che devi farne due per la spada, ma basta andare nello smithing table e trasformare quella che già abbiamo. Vediamo se è possibile farlo con la spada power 4 pure. Vabbè, non importa, dai. Oh! Si può, e rimane anche l'enchantment. Raga, fortissima. Cioè, questa devasta. Beh ragazzi, penso che per questo episodio abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e magari potremmo concluderlo. No! Non è finita qua! Ci sono ancora un sacco di cose da fare. Ad esempio... lasciate un attimo che esca dal mio mondo, che devo fare un backup. Vi devo mostrare una cosa. In questo momento ci troviamo in un mio mondo segreto. È il mondo backup della Vanilla. Ok, dobbiamo entrare dentro questa casa. Adesso vi mostro cosa dobbiamo fare. Ok. Prima di tutto accendiamo con il portale con Flint and Steel. No, non dobbiamo entrarci. Non avete capito? Ora dobbiamo prendere questo libro e scriverò: oh, possente briciola, io ti evoco. Evoco la tua magnificenza. Onda energetica. Ok, dopo aver fatto il giusto rituale potete firmare il libro e chiamarlo... Perfetto. Ora che l'abbiamo chiamato così, è tutto pronto. Non ci resta che gettarlo nel portale e vedere che succede. Oh, wow, ragazzi, avete visto? Oh, ma già! Ha cambiato colore! Oh, signore, non ci posso credere! Allora, ho preparato tutto, mi servirà un'elitra. Perché ragazzi io non mi fido. Due spade, una di netherite e una in diamante sono gli ingredienti. Vai ragazzi, si parte. Oh cavolo, guardate che mondo strano. Cos'è sto mondo? Ok ragazzi, posso anche far finta adesso di far scenate. Questo è lo snapshot del primo pesce d'aprile. Praticamente vengono create in continuazione. Ci sono tipo non so quanti milioni di dimensioni random, con una diversa dall'altra.
tipo, potete notare questa dimensione viene giorno e notte in continuazione, giorno tramonto. È stranissima. Ma non è finita qua, ce ne sono tantissime. E poi ogni cosa che vai a scrivere nel libro può cambiare la dimensione, può influenzarla. Quindi anche in base alle parole è come se generasse un seed diverso. Ok ragazzi, vediamo un po' che succede. Cioè guardate anche l'acqua, i colori. È veramente veramente strana. Oh santo cielo. Quindi sì ragazzi, volevo concludere un po' l'episodio esplorando svariate dimensioni stranissime. Sì, voi guardate, c'è una chicken blu. Ma ragazzi, adesso proviamo a fare il warp, perché tu puoi teletrasportarti in altre dimensioni se metti il giusto codice. Allora, proviamo a scrivere warp message, quindi warp messaggio. Wow, mi ha teletrasportato qui. C'è una scritta. Vediamo cosa c'è scritto. We apologize, quindi noi chiediamo scusa per la inconvenienza. Vi giuro non l'ho creata io, cioè veramente esiste questa dimensione e possiamo trovarne altre. Ok. Oh oh. Oh oh. Buon salve. Salve signori Iron Golem, posso controllare cosa c'è per di qua? Non mi fate del male. Vediamo che c'è qui. Impronte? Ma che razza di blocco è? Proviamo a scrivere allora warp nothing, ovvero... Raga, mi tocca mettermi in creative, perché sennò diventa un po' difficile. Sono già morto andando qui nel nulla. Oh! Allora non è niente, ho trovato qualcosa! Ah, ti ho mentito! Questo non è niente, ma lol, ci sta trollando la Mojang! Proviamo warp lama. Questa è una dimensione che avevo visto in live. Infatti è piena di bedrock, quindi devi per forza spaccarla in creative. Anzi, andiamo in spectator mode. E in teoria se vai sempre più giù, sempre più giù, sotto tutta quella bedrock, ecco qui! Se vai tanto 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 giù, trovi tutti questi lama chiusi in tutte queste stanze, un po' alla Stanley Parable. E qua c'è scritto relax, enjoy. Cioè, va bene. Se qualcuno ha qualche idea mi faccia sapere. È un po' inquietante comunque. E dentro qui ci sono anche delle chest con un libro. Niente da risolvere. Cioè, non significa niente allora. Warp brand. Ok, vediamo. Ho fatto un'altra dimensione. C'è un creeper qua. È pieno di creeper in sta dimensione. Ci sono un sacco di creeper tipo... Oh my god. Oh ma già! Che sto vedendo? Warp spugna, warp sponge, vediamo che succede. Giustamente, giustamente tutto fatto di castelli di spugna. Ok. Ok. Nani? E se scrivo warp briciola? Wow! Ho scritto warp briciola e sono comparsi 18 wither. Non sapevo che briciola aveva la dimensione più assurda. Cioè guarda che assurda la dimensione di briciola. Oh my god. Dai, l'ultimissima. Warp perfection. Oh oh oh. Oh. Guarda qua, ci sono infinite case. La perfezione. Tutte case di cobblestone. Questa è una citazione, ho letto a dire Wolf 20, che costruiva sempre case così e forse le chiamava perfezione. Cioè, tu puoi andare avanti veramente all'infinito? Oh, signore, raga. Cioè, io posso andare avanti all'infinito. Oh, mamma mia. Assurdo. Raga, assurdo. Non finisce mai. Ah! E va bene, ragazzi. La sapete una cosa? Io penso che per oggi possiamo anche fermarci qua per questo episodio. Volevo assolutamente mostrarvi questa cosa, anche se è passato da un po', perché è troppo bello quello che puoi trovare ed è molto misterioso. Cioè, questo update, anche se è un easter egg, mi ha proprio fatto tornare in mente quell'epoca in cui Minecraft era ancora misterioso, no? Quando c'era ancora qualcosa da scoprire. Quindi proprio per questo mi ha molto emozionato questa patch notes. Mi è piaciuta un casino a me. Cioè, veramente, non riesco a smettere di cercare dimensioni, ma meglio per la nostra sanità mentale che mi fermo qua.
Vabbè ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Nel prossimo episodio ovviamente torneremo nella nostra vanilla e andremo avanti. Questo era un mondo backup, quindi andremo avanti con le ultime cose che dobbiamo fare. Intanto vi ringrazio per la visione, il vostro gabbiano vi saluta e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!